che metodo utilizzerà nella scelta poi di chi andrà a guidare questi che sono i bracci operativi della regione. I metodi sono prescritti dalla legge, si fanno avvisi pubblici, si consultano i curricula, si verificano le storie, le capacità manageriali e su quella base naturalmente poi si sceglie anche come secondo elemento che è previsto sempre dalla legge il rapporto fiduciario, quindi non c'è nulla di male nel dire che naturalmente i livelli apicali della regione debbano avere un rapporto fiduciario con il presidente e con chi ne esprime l'indirizzo politico, perché è difficile poter pensare di governare con persone di cui non ti fidi o che hanno idee diverse opposte dalle tue, possono avere anche tutte le competenze del mondo, ma se hanno un altro indirizzo strategico è chiaro che non è più un problema di competenze, ma di quale strada si vuole imboccare. Li butterà fuori tutti immediatamente oppure in qualche modo rispetterà i tempi delle scadenze, rispetto appunto all'approccio che aveva minacciato nei loro confronti il Movimento 5 Stelle? Se non ricordo male, la stessa Marcozzi ha spiegato che esistono delle leggi che prevedono contratti, scadenze, quindi ci sono situazioni che sono state lasciate correttamente in prorogatio o con deroghe temporanee che ci daranno quindi il tempo e il modo di fare subito degli avvicendamenti e di mettere subito alla prova e fare subito una verifica degli uomini e dei risultati. Altre che hanno delle scadenze, diciamo che per correttezza istituzionale tutte le persone che sono state nominate per un rapporto fiduciario da Luciano D'Alfonso e dalla maggioranza di centrosinistra dovrebbero e potrebbero avere l'eleganza, il buon rispetto anche istituzionale e politico di presentarsi dimissionari, anche per evitare appunto di doversi poi appellare ai tribunali per farsi pagare qualche mese di stipendio o qualche anno di contratto. E però, ripeto, siccome ci sono due elementi, uno è le competenze specifiche, il possesso dei titoli necessaria ad esercitare determinate funzioni. L'altro è il rapporto fiduciario. È chiaro che nel momento in cui c'è un cambio di amministrazione, almeno uno di questi due elementi viene a decadere, ma io non vorrei trascinare nei tribunali queste vicende, né trovarmi a dover fare filibustering con chi amministra enti, diciamo, regionali, e quindi sarebbe più corretto che le persone che hanno ricevuto nomine fiduciarie si presentassero dal Presidente con le loro dimissioni, mettendomi nella condizione magari di scegliere in che tempi e in che modo procedere agli avvicendamenti. Non si possono fare tutti insieme perché sono tante pratiche e quindi ci vuole anche la giusta attenzione per fare le scelte opportune.